processi di Mosca inventati, hanno preso gli imputati, gli hanno messo in bocca delle menzogne e buongiorno e buonasera. Lo stesso per Radek, hanno preso Radek, gli hanno messo in bocca, gli hanno, Stalin, la polizia sovietica, gli hanno messo in bocca delle menzogne. Bene, questa è l'ipotesi, accettiamola per un attimo, prendiamola buona, però facciamola subito incontrare con tre fatti. Uno, la ricevuta del 1932, non dimentichiamoci, della lettera spedita da Trotsky a Radek. Due, il fatto che Radek, in aula giudiziaria di Mosca nel gennaio del 1937, dice apertamente: io questa lettera l'ho ricevuta da un certo Vladimir Rom, sarebbe una storia lunga a parlare, comunque l'ho trovata, me l'ha data a Ginevra. Questo è sicuro, nessuno lo può mettere in discussione. Terzo fatto sicuro, Stalin, la polizia sovietica, non avevano a disposizione né la ricevuta che sta penso circolando da qualche parte, né tantomeno la lettera inviata da Trotsky a Radek. Tre fatti sicuri. Ora mettiamoli in contatto con l'ipotesi: il processo di Mosca è stato una farsa e Radek diceva quello che gli diceva Stalin. Bene, non sono tesi mie, perché Trotsky dice nella 13ª sessione della commissione Dewey, l'ho detto giusto, la lettera del 1932, secondo Trotsky, era presunta e quindi inesistente. Bene, si apre un problema però, se noi mettiamo assieme questi tre fatti con la tesi, l'ipotesi che per un attimo stiamo accettando per buono. Cioè, Stalin non poteva allo stesso tempo inventarsi, dico Stalin per dire Stalin e la polizia sovietica, inventarsi tutte le deposizioni, ivi compresa quella di Radek, e allo stesso tempo però creare un fatto veritiero, assolutamente sicuro, come quello della ricevuta del 1932. Detto in altri termini, come fece Stalin a inventarsi, tra virgolette, di sana pianta la deposizione di Radek e allo stesso tempo il fatto concreto, indiscutibile, della lettera spedita nel 1932? Delle due l'una. Non può essere che inventa da un lato e allo stesso tempo trova un fatto estremamente concreto. C'è una spiegazione? Sì, volendo c'è una spiegazione all'interno di questa ipotesi. La chiamo io l'ipotesi Stalin vale polizia sovietica, trattino e mezzo Magudini, Stalin trattino e mezzo Giukas Casella, Stalin trattino e mezzo Silva, Stalin trattino e mezzo Paragnosta, figlio di un paragnosta. Cioè, Stalin sì, ha inventato tutto, ma era così dotato di poteri paranormali, non so, riusciva a convocare gli spiriti, in qualche maniera era veramente così eccezionale che, cazzo, inventiamoci un fatto concreto, reale. Cioè, inventava tutto, ma ha riuscito a trovare un fatto concreto, inequivocabile come la lettera del 1932. Siamo nella follia, chiaramente, di questa ipotesi. Ma se l'ipotesi crolla, e la sottoipotesi del Stalin, trattino, paragnosta, figlio di un paragnosta, non rimane che un'altra ipotesi, sgradevolissima, capisco per gli antistalinisti, ma un dato di fatto, che Radek ha semplicemente detto il vero in aula rispetto alla lettera. La lettera gli è arrivata ed è stato provato nel 1986 con assoluta sicurezza da un signore, non compagno, signore antisovietico di nome John Getty, un notevole storico, ma assolutamente antisovietico, anticomunista e antistalinista, che ha avuto il merito di trovare le ricevute di cui accennava prima Daniele. Demolizione dei processi di Mosca. Ma andiamo su un punto politico. Ecco una curiosità che immagino qualcuno ha. Ma Trotsky ha mai veramente parlato di fare un accordo tattico limitato con Hitler dopo il marzo del 33, una volta se fosse giunto al potere? È una domanda, penso, legittima. E la risposta è che sì. E ancora una volta la prova ce l'ha da i trotskisti, ce l'ha da Trotsky e un suo bravo, intelligente, beh, criticabile, comunque biografo come Isaac Duscher. Nell'ottobre del 1933 appare infatti un articolo, qua devo leggere, scusatemi, scritto sul bollettino dell'opposizione, allora l'organo principale della costituenda quarta internazionale, nella quale Trotsky descrisse sotto lo pseudonimo di Gurov quale sarebbe stata la politica estera dell'Unione Sovietica verso la Germania nazista, Hitler al potere da qualche mese, qualora le forze antistaliniste, e lui ovviamente, avessero preso il potere nel paese di soglia.
Cosa annunciò pubblicamente Trotsky nell'ottobre del 1933 nei confronti del regime nazista di Hitler? Guerra rivoluzionaria, rivoluzione permanente? No, non proprio, come ammise quasi tre decenni dopo con un certo sconcerto, sue parole, anche il suo biografo, il trotskista Isaac Deutscher, commentando tale scritto dell'ottobre del 1933. Ve lo leggo. La vittoria incruenta di Hitler e la distruzione totale della sinistra tedesca, osservava ora Trotsky, facevano pendere la bilancia dei rapporti di forza tra URSS e Germania nazista, a sfavore dell'Unione Sovietica, tanto più che il paese dei Soviet era indebolito anche internamente dalla collettivizzazione stalinista. La diplomazia sovietica aveva quindi il diritto di guadagnare tempo, di parlamentare e persino di cercare un accordo temporaneo con Hitler. Trotsky dichiarò con sconcertante disinteresse, è Duscher che dice sconcertante disinteresse, le parole sue, che se l'opposizione avesse assunto il potere nelle circostanze esistenti, non avrebbe potuto agire diversamente. E qua si cita Trotsky: nei suoi atti pratici immediati, l'opposizione trotskista dovrebbe partire dall'attuale equilibrio di forze. In particolare sarebbe costretta a mantenere le relazioni diplomatiche ed economiche con la Germania di Hitler. Allo stesso tempo preparerebbe la rivincita, ma il suo sarebbe un compito difficile che richiederebbe tempo, un compito che non potrebbe essere assolto con gesti spettacolari, ma esigerebbe un radicale mutamento di indirizzo politico in ogni campo. Quindi l'opposizione trotskista, secondo Trotsky, se avesse assunto il potere nelle circostanze esistenti, sarebbe stata costretta a mantenere relazioni diplomatiche e economiche con la Germania nazista. Veniamo a sapere dal leader della Quarta Internazionale che già nell'ottobre del 1933 informava la Germania e il mondo che qualora l'opposizione antistalinista avesse assunto il potere in Hitler, essa sarebbe stata costretta a mantenere queste relazioni diplomatiche. Mondo intero e soprattutto mondo tedesco nazista di quel tempo, siete avvisati, se arriveremo al potere vi minacceremo con la terribile spada di Damocle del mantenimento delle relazioni diplomatiche e economiche con voi. Non siete spaventati, impauriti, terrorizzati? L'unica ragione per cui Trotsky, come ha accennato il professor Galli, poteva pensare all'accordo era rapporti di forza sfavorevoli. Riteneva, e qui finisco, che ci fossero rapporti sfavorevoli tra la Germania nazista da un lato e l'Unione Sovietica. Vedendo Stalingrado, vedendo Kursk, vedendo Berlino, dice ma no, beh, lasciamo parlare Trotsky. Già nel corso del 1931 Trotsky aveva profetizzato, quasi due anni prima dell'ascesa al potere di Hitler, che se il fascismo schiacciasse la classe lavoratrice tedesca, ciò equivarrebbe a dir poco a un mezzo crollo della Repubblica dei Soviet. Fin dall'ottobre del 1933, come abbiamo visto poco fa, il leader della Quarta Internazionale notò inoltre che la vittoria incruenta di Hitler e la distruzione totale della sinistra tedesca facevano pendere la bilancia a sfavore dell'Unione Sovietica, tanto più che il paese era indebolito anche internamente dalla collettivizzazione stalinista. Il tema centrale della debolezza, secondo Trotsky, dell'URSS di fronte alla forza dell'imperialismo e dei nazisti, tornò a emergere anche nel corso del 35-36, quando scrisse il suo libro La rivoluzione tradita. Trotsky si chiese, si poteva prevedere che l'URSS non uscisse sconfitta dalla prossima guerra? Si domandò proprio nel 36. No, non si poteva prevedere tale esito. Almeno a suo avviso di Trotsky, la sconfitta dell'Unione Sovietica sarebbe stata inevitabile. Ineluttabile, sicura. Leggiamoci il pezzo e ho quasi finito. Nell'ottavo capitolo del suo scritto, fatto anche interessante in certe parti, La rivoluzione tradita, Trotsky infatti affermò: possiamo prevedere in ogni caso che l'Unione Sovietica uscirà dalla prossima grande guerra senza una sconfitta? A chi pone francamente la questione, qualcuno gli avrà posta, no? Francamente, noi dobbiamo rispondere francamente. Se la guerra rimane solo la guerra, la sconfitta dell'Unione Sovietica sarà inevitabile. In termini tecnici, economici e militari, l'imperialismo è incomparabilmente più forte. Se non è paralizzato da una rivoluzione in Occidente, l'imperialismo spazzerà via il regime
che è stato prodotto dalla rivoluzione d'ottobre. In sostanza, secondo Trotsky, senza una rivoluzione in Occidente, e quindi in una guerra che rimaneva una guerra, l'imperialismo avrebbe spazzato via il regime sovietico e l'Unione Sovietica allora diretta da Stalin. Una previsione chiarissima di Trotsky, che non lasciava spazio a dubbi. Una profezia del 1936 che si è dimostrata nel 1945 completamente errata, certo, come dimostrò nel 1941-1945 l'eroica pratica collettiva e la vittoria epocale dell'Armata Rossa e dell'Unione Sovietica, mi spiace dirlo, diretta da Stalin, contro la beva nazista. Ma in ogni caso una prognosi, una previsione di Trotsky perentoria, che era basata, almeno a suo giudizio, su ragioni oggettive indiscutibili. Trotsky sbagliò tutto in quelle sue previsioni e proprio in base ad esso giunse fino al punto di cercare di alliarsi temporaneamente con Hitler, senza diventare un servo certo, ma creando un patto devastante con il nemico principale del comunismo. Compagni, abbiamo esposto solo una piccola parte del nostro lavoro, sono 600 pagine. Vi ringrazio della pazienza, chi vuole approfondire le altre questioni...